Quaresima, terza settimana, sabato. Quaresima, oggi stiamo con Osea, si rivolge a noi, venite, perché dobbiamo andare con la voce del profeta, seguire il profeta, ritorniamo al Signore, ci dice. Certo, ci ha straziato, ma Lui ci guarirà, ci ha percosso, Lui ci fascerà. Dio perdona, Dio è misericordia. Osea è il profeta vissuto circa 800 anni prima della venuta del Signore, a cui il Signore stesso richiede di prendersi una prostituta per sposarla e redimerla. Così è Israele. È come una prostituta, ha seguito altri dei, falsi dei, e anche la nostra prostituzione quando scegliamo il male, abbandoniamo il vero amore, l'amore di Dio. Bisogna impegnarsi, tempo di Quaresima, bisogna affrettarsi a conoscere il Signore, la parola di Dio, quella parola che purifica. Ecco perché Dio manda i profeti, la Chiesa, al dono di purificare, nella profezia della parola e dei sacramenti. L'amore vero, ci dice il Signore, si dimostra non tanto con i sacrifici, ma con il cuore. Bisogna conoscere Dio con il cuore, con l'intelligenza d'amore, e perseverare, non come piccola nube che svanisce al mattino, o come la rugiada che si perde alla prima luce del giorno. Gesù ci insegna l'umiltà, quell'umiltà così interiore che sia nella preghiera come nella vita porta rigenerazione. Ecco la parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Stupenda questa parabola del fariseo e del pubblicano. Il fariseo nella sua preghiera al Tempio c'ha come centro se stesso, il proprio io. Il pubblicano, che non osa neppure alzare gli occhi verso il Signore, chiede solo misericordia. Facciamo nostra la preghiera del pubblicano: Dio, abbi pietà di me peccatore. Ci purificherà sempre di più nella profondità della vera umiltà di cuore. Maria è nel tempio della sua casa, nel tempio del suo cuore immacolato, è sempre con Gesù, in continua umiltà, ha guardato l'umiltà della sua serva. Il suo cuore doveva gemere ed esultare pensando di essere stata scelta da Dio per l'umiltà.